Salve a tutti, benvenuti a un nuovo episodio dei Condotti EPS e nella fattispecie nella rubrica delle porcate della federazione. Vi è piaciuto il video precedente? Vi consiglio di iscrivervi al canale così che sarete informati quando il nuovo video dei Condotti EPS sarà pubblicato, e non solo di questo format ma anche degli altri format come Gimplotti e Anime della nostra infanzia. Nello scorso episodio, se vi ricordate, abbiamo parlato dei Maki e oggi ci sarà una nuova porcata della federazione che riguarda i Maki. Quindi saliamo a bordo della nostra USS Relativity e vediamo qual è questa porcata di oggi. Molto bene, oggi vi parlerò dell'episodio 13 della quinta stagione di Deep Space Nine, che si intitola Per l'uniforme. In questo episodio, praticamente, Benjamin Sisko andrà alla ricerca di Michael Eddington. Vi avevo già accennato cosa Michael Eddington aveva fatto nell'episodio precedente, cioè aveva rubato dei replicatori industriali che erano destinati all'Unione Cartesiana per darli a Maki, e in quell'occasione lui ha lasciato il suo ruolo di ufficiale della sicurezza della flotta per andarsene con i Maki. Non solo ha tradito la federazione, ma ha tradito personalmente Benjamin Sisko. Sisko lo insegue. E in particolare in questo episodio si vede l'apice di questo inseguimento, che ha dei risvolti a quanto raccapriccianti. Andiamo con ordine. Praticamente Benjamin Sisko lo va a trovare in un pianeta dei Maki, tuttavia Michael Eddington lo stava aspettando e quindi fuffa, scappa. Benjamin Sisko si ritrova con un pugno di mosche. Se non che allora parte all'inseguimento con la Defiant, la Defiant viene pesantemente danneggiata dall'incursore Maki che Michael Eddington stava utilizzando per scappare. Ma voi direte, come fa un incursore Maki a danneggiare severamente un'astronave di classe Defiant? Che, come noi ben sappiamo, le astronavi di classe Defiant sono astronavi che sono state progettate a scopi bellici. Cioè, nonostante che la Federazione diceva di non creare mai astronavi di guerra, ma solamente astronavi di esplorazione, comunque equipaggiate con sistemi difensivi qualora servissero, le Defiant, diciamo brevemente, che furono progettate per contrastare la minaccia dei Borg. Eddington, quando era ufficiale della flotta, della sicurezza e di stanza a Deep Space Nine, aveva nascosto un virus sia sulla Defiant che nel computer della stazione, e in quell'occasione lui l'ha fatto svegliare, cioè lo ha eseguito, e quindi nessun sistema della Defiant era in funzione, tra cui ovviamente i sistemi difensivi. Quindi Benjamin Sisko si ritrova a farsi trainare fino a Deep Space Nine dalla USS Malinche. Succede che il comando di flotta revoca l'incarico a Ben Sisko di inseguire e portare alle autorità della Federazione, e quindi una corte marziale, Michael Eddington, e questo incarico viene assegnato al capitano della Malinche, il capitano Sanders. Ben non la prende bene con Sanders, si dice ok, valla a prendere, e gli stringe la mano. Però poi lui è molto arrabbiato, ma non arrabbiato con Sanders, attenzione, non arrabbiato con la flotta stellare perché lui ha perso l'incarico, mi ha arrabbiato con se stesso perché se l'è fatto sfuggire. Cosa accade? La Malinche cade in un'imboscata dei Maki e quindi viene pesantemente danneggiata, e la Defiant va in soccorso e continua l'inseguimento di Michael Eddington nonostante questo cozzasse con gli ordini della flotta stellare. Ma questa non è la porcata, perché comunque abbiamo visto in passato capitani della flotta che per un bene superiore trasgrediscono agli ordini, come ha fatto Picard nel film Primo Contatto. E allora lui lo insegue. Ci sono diversi discorsi che fa Sisko con Eddington, tra cui uno in particolare è dove parlano di un certo libro. Nella fattispecie si parla dei Miserabili. E perché vi dico questa cosa? Perché durante l'inseguimento Eddington è sfuggente, Ben Sisko
riflette su quanto riguarda questo libro, I Miserabili. Ha una discussione con Jazia Dax in cui dice che Michael Eddington si crede l'eroe dei tempi moderni, un po' come Robin Hood, che sposa una causa superiore sacrificando tutto, anche se stesso se necessario. Quindi, praticamente, Ben Sisko, basandosi sul ragionamento fatto sul libro, arriva all'idea che deve costringere Michael Eddington a consegnarsi. E qui arriva la porcata. Praticamente, Ben Sisko ordina al comandante Worf di preparare dei siluri al trilitio, manda un messaggio in tutte le frequenze destinate a Maquis, in cui dice che nel giro di un'ora la Defiant avrebbe intrapreso la seguente operazione militare, che si sarebbe recato al più vicino insediamento Maquis e avrebbe sparato quei siluri nell'atmosfera avvelenandolo per un certo numero di anni, si parla di 50 anni. Quando la Defiant si reca là, Ben Sisko viene contattato da Eddington e praticamente all'inizio Eddington pensa che sia un bluff, ma Ben Sisko è molto serio, infatti ordina a Worf di sparare. All'inizio Worf esita perché non può credere che Sisko voglia intraprendere tale operazione. Alla fine, cioè, una astronave della flotta sta attaccando dei civili, ma lo fa, quei coloni scappano. Ben Sisko si difende dicendo che siccome Michael Eddington e comunque Maquis avevano messo le mani su delle armi biogeniche e che le stavano utilizzando contro i Cardassiani, e inoltre avendo attaccato sia la Defiant che la Malinche, i Maquis sono diventati anche una minaccia per la Federazione, e quindi lui avrebbe intrapreso tutte le azioni necessarie per sconfiggerli. Eddington dice che lui sta tradendo la sua uniforme. Nasce una discussione, alla fine Ben Sisko si scoccia e ordina al timoniere di andare verso il prossimo insediamento Maquis per anche avvelenare quel pianeta. Eddington lo frena perché ha capito che è serio e cede, dicendo che se Ben Sisko non avesse intrapreso tale operazione militare con un secondo avamposto Maquis, i Maquis avrebbero consegnato tutte le armi biogeniche che avevano messo le mani. Il problema è che a Sisko questo non basta e Eddington capisce dove vuole arrivare. E si consegna e lo riporta a Deep Space Nine. Io penso che le domande che voi vi stiate chiedendo sono essenzialmente due. Vabbè, Sisko sarà stato legittimato a intraprendere questa operazione militare, ovvero di avvelenare un pianeta pieno di civili dalla flotta stellare. Guardate questa discussione che accade alla fine con Sisko e Jazia Dax. Benjamin, dimmi una cosa. Il tuo piano di avvelenare il pianeta Maquis. Interessante. Non avevi chiesto l'autorizzazione alla flotta? Francamente lo avevo dimenticato. Beh, bel rischio. Inoltre, l'altra domanda che voi vi state facendo è perché Sisko voleva Eddington in particolare. Non è che è bastato che lui consegnasse le armi biogeniche. Inizialmente io pensavo che fosse una questione di orgoglio, ma poi, riguardando l'episodio diverse volte, ho capito che non è solo una questione di orgoglio, ma è anche una questione di sicurezza, perché comunque c'è un ufficiale della flotta rinnegato che deve essere portato dinanzi a una corte marziale, e comunque Eddington non si era accomodato bene con Sisko e quindi Sisko lo voleva catturare per come si è comportato, ma non dal punto di vista personale, ma proprio dal punto di vista comunque professionale, perché comunque lui ha passato informazioni a Maquis per mesi sotto gli occhi di Sisko, che non si era accorto di nulla perché nessuno sospettava di lui. Ma neanche noi spettatori, quando siamo visti per la prima volta Deep Space Nine, potevamo pensare che Eddington alla fine avrebbe fatto il salto di qualità passando per i Maquis. Tutti noi sappiamo che fine fanno i Maquis, vengono annientati dal Dominion. Chiediamo l'opinione al nostro Spock. Tu cosa ne pensi? Interessante. Molto bene. Iscrivetevi al canale per salire a bordo della nostra USS Relativity e ci vediamo col prossimo episodio dei Condotti PS e vediamo con quale altra porcata la Federazione se ne sarà uscita. Vi auguro una buona giornata. Ciao!